Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Parola del Signore. Con le due parabole che abbiamo ascoltato, Gesù illumina un mistero. Il mistero del regno dei cieli, cioè della vita cristiana, nel pellegrinaggio terreno e nel compimento della vita beata. E possiamo notare in questa pagina del Vangelo secondo Matteo quattro verbi: cercare, trovare, vendere e comprare. Cercare. Nella prima parabola il protagonista è un uomo che cerca il proprio sostentamento lavorando in un campo non suo. Nella seconda è un mercante che va in cerca di qualcosa di specifico, perle preziose. Trovare. Nella prima parabola il ritrovamento è casuale, nella seconda è frutto di una ricerca precisa. Vendere. Del primo uomo e del secondo si dice vende tutti i suoi averi. Per avere qualcosa di veramente prezioso occorre disfarsi di tutto quanto è meno prezioso. Comprare. Ciò che più vale più costa. Ma se sapremo valutare saggiamente i valori delle cose, lasceremo ogni volta il meno per avere le risorse di comprare il più. La parola di Gesù e l'intercessione della Vergine ci ispirino e ci diano la forza di cercare, trovare, vendere e comprare. Così sia. Amen. Se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato ad altre mie omelie e meditazioni. Se non mi conosci, forse vorrai sapere chi sono. E se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.